Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi un nuovo video, un video dell'art su tip, come potete vedere, e andremo a realizzare quest'oggi il viso di Bart Simpson. Credo che si chiama Bart, il figlio di Homer Simpson, giusto? Bart, credo, che ha la faccetta triste, diciamo, che con le lacrimucce. Molto carino, l'ho visto, mi è piaciuto, quindi lo andiamo a realizzare insieme. E se sentite questo rumore è il ventilatore. Fa caldissimo, quindi ho acceso il ventilatore. E niente, io vi lascio questa nail art. I colori sono il nero e il bianco, solo due, che è il surf. Mi si è sporcato tutto, adesso mi sono accorta, vabbè. Che è il Fast F54, questo celestino qua. Questo. E fluo papaya. Fluo papaya. E poi un altro colore, Fast F47, che mi sono scordata, questo fluo papaya. Adesso lo prendo, come sono scordata di prenderlo, mi mancava questo colore che sarebbe Buttercup. Adesso lo sto prendendo, eccolo qua. Buttercup, che è il classico C56, che è questo. È questo qui giallo. Questi sono i colori che andremo a utilizzare oggi. Quindi vi lascio questa nail art, spero che mi riuscirà bene e ci vediamo a fine video come sempre.
qua, ragazzi. Allora, questo qui è Bart Simpson, mi piace molto come mi è venuto. È fatto apposta qui in nero più largo per come fosse l'ombra, diciamo, no? Flo Papaya l'ho utilizzato per lo sfondo. Mi ero scordata di dirvi chocolate per fare un po' di sfumature qui inter naso e qua. Allora, è molto molto carino, mi piace molto. L'unica pecca che ho fatto il viso troppo lungo, lo devo fare più corto. Se veniva più corto, tipo, vedete, troppo qua giù. Se lo facevo tipo fino a qui e poi faccio la riga della bocca, credo che veniva più carino. Dovesse essere più corto il viso. Però vabbè, comunque insieme non mi dispiace, molto carino, è triste. Vedete che già la cremuccia che piange. Però è molto carina e molto particolare anche come nell'arte, quindi mi è piaciuta. Infatti, appena l'ho vista, dico: no, la devo ricreare subito, è mia. Perché è molto particolare come nell'arte, mi piace veramente molto. Voi cosa ne dite? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Se il video questa nell'arte vi è piaciuta, mettete un pollice in su. Sotto al video commentatemi, fatemi sapere che ne pensate. E ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!